Buongiorno a tutti e benvenuti, siamo in registrazione anche se siamo pochi, purtroppo venerdì pomeriggio, venerdì 13 anche l'ora non è favorevole, non siamo in tantissimi ma verremo riprese da diverse testate giornalistiche. Nella giornata di apertura di Venditalia ci sono stati diversi convegni, uno particolarmente interessante che parlava del consumatore finale. Abbiamo invitato proprio in questa sala due dei principali professori universitari che parlavano del consumatore finale, delle sue abitudini, di come sono cambiate dopo la pandemia e dopo la guerra tra la Russia e l'Ucraina. Questa è una cosa molto interessante perché ci hanno detto che sono due i valori fondanti per cui il consumatore finale sta cambiando i suoi trend. Uno è la sostenibilità e il secondo è l'inclusione. Per cui invitavano tutte le aziende del vending a preoccuparsi di inserire queste tematiche, soprattutto le tematiche di sostenibilità. Questa è una cosa bellissima perché inserire la sostenibilità non solo come un atteggiamento etico nei confronti del mondo, ma inserire la sostenibilità come variabile strategica chiave per avere successo come propria impresa, sembra una cosa bellissima. Però ci hanno subito avvisato di una cosa, che la solidarietà, la sostenibilità deve essere reale, deve essere vera, non deve essere improvvisata, non può essere finta. Perché se si fa la finta solidarietà così come la finta sostenibilità ambientale, il greenwashing, il castello cade e anzi il consumatore finale immediatamente punisce questi atteggiamenti. Per cui sono molto lieto come coordinatore della commissione di Confida di presentare e moderare questo convegno perché parleremo di un caso reale di sostenibilità, un caso reale del consorzio Coven qui rappresentato dal suo presidente Massimo Ferrarini, che saluto, che da tantissimi anni è un gruppo di 10 aziende che da tantissimi anni ha sempre avuto un obiettivo etico, ha sempre avuto un orizzonte etico. Questa è una cosa molto importante perché ha cambiato il modo di porsi nei confronti di tutta l'attività economica. E infatti redigono un bilancio di sostenibilità da tantissimi anni, sono ormai credo 7 anni che redigono un bilancio di sostenibilità e fanno dei progetti concreti. Due di questi progetti concreti sono con Progetto Arca, che qui è presente Olivier Sannier, responsabile area alto potenziale presso Fondazione Progetto Arca, giusto? Leggevo di sbriscio. E il grande, unico Pino Cantatore, che invece è il direttore Before Altrimenti, che è una onlus, giusto? Siete una onlus all'interno del carcere di Bollate, che con il progetto Rigenera non fa altro che darci una grandissima mano al vending in generale, ma soprattutto al consorzio Coven. Noi portiamo delle macchine OCS e delle macchine anche freestanding e i carcerati, quelli che sono all'interno in un'officina specializzata, fanno un grandissimo lavoro, molto molto apprezzato, hanno fatto formazione e ci restituiscono le macchine esattamente come prima, quindi fanno un lavoro estremamente fatto bene, noi siamo sempre stati molto soddisfatti di questa attività. Sono due esempi concreti, quindi non fasulli come purtroppo quando si fanno i bilanci di sostenibilità avvengono. Per parlare di questo progetto, soprattutto per parlare dei progetti di Coven, invito a parlare il presidente del consorzio Coven, Massimo Ferrarini. Buonasera, buonasera a tutti. Mi piace iniziare in genere il discorso sulla sostenibilità pronunciando una frase nel 1987 durante la Commissione Mondiale di Ambiente e Sviluppo, dove sul tema della sostenibilità si è spostato il focus dalle problematiche ambientali al benessere delle persone. La frase è questa: lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. Quindi, nonostante gli anni che sono passati da questa prima pronuncia, direi che è più di attualità oggi. Oggi ci sono ancora molte persone che sono convinte che parlare di temi come la sostenibilità sia un fatto ancora di moda, però ormai è da oltre 30 anni che il tema e la tematica è sulle agende e nelle agende internazionali e nel tessuto industriale e commerciale italiano si è affiancata da non oltre 10 anni. E io
come presidente Coven e come in primis come imprenditore ho sempre cercato di interrogarmi su come poter coniugare l'attività di business con le tematiche ambientali e sociali, senza perdere chiaramente di vista quello che è l'obiettivo principale di un'impresa, che è il profitto. E qui sta la difficoltà, il fatto di, operando in un territorio, cercare di gratificare la comunità di riferimento che in linea di massima è rappresentata dai nostri clienti, soprattutto dai nostri fornitori. E questa è la difficoltà di diventare un'impresa sostenibile. È un processo difficile, è un processo lungo, che però va fatto. Oggi siamo già in ritardo, il vending è in ritardo su questa tematica rispetto ad altri settori. È importante farlo perché crea appartenenza all'interno dell'azienda, crea nuovi business, e c'è una maggiore empatia con i fornitori e con i clienti. Sono i clienti stessi che ci chiedono queste cose, con il loro cambiamento di stili di vita, di abitudini di consumo, eccetera. E c'è la possibilità di accedere a nuovi finanziamenti. Insomma, oggi è importante farlo. Un imprenditore illuminato non può più prescindere da coniugare la propria impresa e cercare di far sì che l'obiettivo del profitto non sia l'unico da perseguire. Poi noi come settore, come diceva Alessandro, svolgiamo, abbiamo svolto un'attività anche sociale. Pensate a quanto è importante il vending nella vita di ognuno di noi, no? Uno si alza al mattino e probabilmente si farà il primo caffè con una piccola macchina che noi in gergo chiamiamo OCS, l'acronimo di cosa, no? con le cialde o con le capsule. Accompagni i figli a scuola e se si è dimenticato probabilmente ci sarà una vending machine all'interno dell'istituto. Arriverà sul posto di lavoro dove magari le vending machine saranno ancora di più, farà una pausa caffè all'interno, non avrà tempo di uscire, avrà la possibilità di prendersi uno snack. Al pomeriggio si recherà in palestra in un'attività ludica, diciamo così, di attività, e anche lì sarà accompagnato e custodito da una vending machine. Nei trasferimenti, che sia treni, che sia metropolitana, eccetera, eccetera, la vending machine è presente fino al ciclo di ritorno a casa, dove se uno vuole farsi una camomilla in capsula, insomma la vending machine fa parte di noi, cioè ci segue sempre e comunque e ovunque, tenendo presente dell'importante ruolo che ha avuto il settore anche nei 2 anni di pandemia che abbiamo purtroppo subito, cercando di servire strutture come ospedali che erano orfane di quelle che erano invece i servizi primari della ristorazione collettiva classica, che erano inibiti come utilizzo. Dall'inizio, già da molti anni fa, penso che correva il 2016 circa, abbiamo cominciato a affrontare questi progetti sostenendo come prima attività progetto Arca. E non voglio dilungarmi e poi lascerei la parola ai rappresentanti di progetto Arca per capire che cos'è, ma è stato uno dei primi, delle prime attività. Poi successivamente un noto notaio milanese incontrato da me e che fece a suo tempo una passerella insieme con l'allora presidente della Camera Laura Boldrini, mi disse: guarda che all'interno del carcere ho visto delle piccole macchine a marchio Lavazza e prove informatiche che probabilmente c'è qualcuno che le ripara, no? Allora lì andai a fondo alla faccenda, conobbi Pino Cantatore di B4 e con lui, da più o meno nello stesso anno, dal 2016, abbiamo cominciato a istituire un progetto di riparazione delle macchine piccole fino ad arrivare alla revisione delle grandi vending machine, che sono molto più complesse, ma qui poi Pino ci spiegherà l'evoluzione di questa attività. La terza attività che facciamo e che continuiamo a fare è quella di sostenere Avis Milano, l'associazione volontaria del sangue, ma qui la cosa è più semplice, nel senso che ci limitiamo a fornire le colazioni gratuite e il servizio a prezzo calmierato, oltre ad ospitare le auto emoteche presso le nostre aziende, coinvolgendo un po'. Ecco, io direi che ho detto tutto, non vorrei lasciare a loro la parola e che spieghino meglio sicuramente quali sono le attività prima di progetto Arca. Mi sembra che siamo messi così e poi insomma, ecco, passo la parola a Alessandro, che sarà lui a condurre poi il gioco. Ecco, parliamo di responsabilità sociale di impresa, e parlare di carcere è una cosa molto complicata, è un mondo difficilissimo.
Noi del consorzio Coven, io faccio le relazioni esterne di questo consorzio, una cosa non volevamo girare la testa dall'altra parte, perché ci sono dei mondi che facciamo finta che non esistano. Stiamo meglio con la nostra coscienza perché sono posti che è meglio ignorare, così come la stessa cosa abbiamo fatto successivamente con il progetto Arca. Ci sono mondi che preferiamo ignorare, passiamo oltre e non vediamo delle cose che invece sono evidentissime. Entrare in carcere e visitare l'officina che dirige Pino è un'esperienza umana fortissima che ci ha cambiato tutti, per cui crediamo che la responsabilità sociale di impresa nel vending derivi anche da questi incontri e derivi da un impegno reale all'interno di mondi invisibili che invece dovrebbero essere visibili, perché fanno parte di noi, fanno parte della società e hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri di essere reintegrati all'interno della società. Lascio quindi la parola a Pino Cantatore, direttore Before Altrimenti. Grazie Alessandro e buongiorno a tutti. E intanto vi ringrazio perché avere l'opportunità di parlare di carcere, proprio come diceva Alessandro, un po' diciamo questo sconosciuto, no? Perché un po' la società ha la visione del carcere piuttosto presa da quelli che sono i film, no? Immagino i detenuti con le tute arancioni, con le catene a mani e ai piedi, oppure omicidi all'interno del carcere che mangiano le persone, no? Un po' la visione è questa. E siamo convinti che oggi, se provassimo a chiedere alla società civile che carcere vogliamo, perché ancora questo non è ben definito né dalle amministrazioni e né tanto dalla società civile, no? Perché che carcere vogliamo? La risposta che carcere vogliamo, come diceva Alessandro, uno dice vabbè, va bene così, lasciamolo com'è, cioè, non è un problema, no? Quando invece noi riteniamo che proprio da qui bisogna partire, perché se vogliamo un paese moderno, un paese che oggi con tutti quelli che sono i progetti, la digitalizzazione, la banda larga, insomma vogliamo che sia un paese moderno, io credo che all'interno di un paese moderno ci voglia un carcere moderno. Carcere moderno inteso per utile alle persone che poi attraverso un reato, che quello è lì, è fermo, e se uno si trova in carcere ovviamente è conseguente a un reato commesso, no? Però cercando di vedere al di là di quello che è il reato, ma di vedere dietro il reato c'è una persona, no? E dietro la persona ci sono tutta una serie di situazioni che possono aver creato già il reato stesso, e quindi lavorando sulle persone, perché il concetto, la scelta è o un carcere contenitore dove metti le persone che commettono un reato per X tempo a seconda della condanna che viene assegnata poi da un giudice, e alla fine di quel tempo poi lasciarla libera, cioè, da lì vengono fuori solo persone arrabbiate, no? Difatti in Italia il dato ufficiale della recidiva, che è quella per la quale una persona che ha commesso un reato esce e lo commette un'altra volta, è dato al 75%. Questo è un dato che credo che se lo racconti poi ti rendi conto di cosa si sta parlando. Sempre dati del Ministero, per esempio calcolati su quello che è il carcere di Bollate, che è uno dei carceri diciamo più all'avanguardia rispetto al trattamento, no? Applicando le leggi, non è che a Bollate fanno robe strane, no? C'è un ordinamento, si chiama ordinamento penitenziario, e vengono applicate le leggi, che il problema dell'applicazione della legge è anche un problema generale rispetto all'Italia, no? Leggi che ci sono ma non vengono applicate sostanzialmente. In quel caso la legge viene applicata e quindi va seguito il detenuto con tutta una serie di professionisti che ne seguono il percorso, che sono educatori, psicologi, criminologi, cioè c'è un mondo che segue poi alla fine con un responso ufficiale che arriva da un magistrato ovviamente, no? Ma c'è tutta una serie di persone che seguono il percorso di una persona che per il momento passa quella parte di detenzione, e dove gli si viene costruito anche un futuro, no? Perché prima o poi la persona appena la finisce, no? Quindi o scegliamo che vengono fuori persone arrabbiate, che se prima hanno fatto 10, quando escono ne fanno 100, o cerchiamo di seguire un percorso dando professionalità, facendo in modo che attraverso la professionalità e attraverso il lavoro acquisiscano una loro autostima, che è quella che li spinge poi al momento più critico,
perché il momento più critico è quando escono, no? Finché sei in carcere, sotto un certo punto di vista sei protetto, no? Vuoi andare a fare un corso, vuoi andare a lavorare, vuoi fare una roba, cioè c'è tutta una serie di protezioni. Il momento poi, quando esce dall'istituto, da lì cominciano tutti i problemi. E quindi se in quel percorso non hai acquisito quella tua, soprattutto la tua autostima, di avere una professionalità, di avere delle capacità, ne fai poca di strada e rientri in quello che è il 75% di cui parlavo prima, no? Quindi ci vuole una forte spinta e formazione, cioè anche lì la visione del detenuto che lavora è il detenuto che fa le barchette con i fiammiferi piuttosto di fare le cosine, i quadrettini e quelle cose lì, no? Noi da quando abbiamo costituito la cooperativa, io sono uno dei fondatori nel 2013, abbiamo pensato proprio a una situazione di cooperazione sociale 2.0, quindi assistenzialismo zero. Tutto quello che noi abbiamo costruito l'abbiamo costruito lavorando e con le nostre risorse attraverso il lavoro impegnate. Siamo una onlus, quindi non abbiamo necessità di correre poi alla fine dell'anno alla divisione degli utili. Gli utili che ne vengono fuori sono poi ridistribuiti su quelle che sono le attività, creandone anche delle nuove. Quindi siamo cresciuti sempre così. Abbiamo iniziato nel 2013 con 3 dipendenti, oggi ce ne abbiamo 120, di cui 90 sono detenuti. Quindi questa cosa qui io credo che sia utile soprattutto anche in termini di sicurezza rispetto alla società. Tutto questo e molto altro riusciamo a farlo con le aziende partner che ci danno la possibilità, ci danno il lavoro sostanzialmente, no? E nel settore noi abbiamo 3 tipologie di attività, facciamo servizio clienti con attività di call center rispetto a società di telefonia e di energia elettrica e gas, che poi è un momento abbastanza particolare anche rispetto agli eventi conseguenti alla guerra e Russia e Ucraina, quindi anche difficile da gestire un servizio clienti su quella materia. Sulla telefonia stiamo lavorando per Win3 e per Eolo, società comunque insomma abbastanza alte e che ci restituiscono un feedback di alta professionalità dei nostri operatori, quindi il percorso è quello giusto, no? E le aziende che ci danno le commesse, noi non siamo meri fornitori e loro clienti, cioè entriamo in una sorta di partnership che ci permette, attraverso appunto la formazione e il lavoro, di migliorare situazioni sia all'interno del carcere che poi una volta che le persone escono dal carcere. Questo riusciamo a farlo grazie appunto alle aziende che ci danno fiducia, che ci hanno conosciuto, e il nostro miglior biglietto da visita è quello di farli entrare. Alessandro lo raccontava, perché un conto è dirla, un conto è vederla, no? Perché proprio la gente nell'immaginario c'ha sempre la tuta arancione di cui parlavo prima. E nel settore del vending io avevo una mia piccola esperienza con Illy Caffè, avevamo iniziato a fare delle cose sulle macchine, abbiamo fatto una rigenerazione di una macchina che poi Illy ha dismesso e abbiamo cominciato a cannibalizzare le macchine di Illy che poi non sarebbero più andate nel mercato. Da lì c'è venuta un po'... Allora, all'interno del carcere ci sono persone che vanno dal giovincello che non ha mai lavorato in vita sua al primario di ospedale che è in carcere perché ha ammazzato la moglie, esempio, no? Quindi in mezzo a queste due categorie c'è il mondo, quindi una serie anche di professionisti che stanno passando attraverso la loro sventura quel momento di detenzione, che possono dare, quindi vedere il carcere più come una risorsa che non come un costo, perché il costo del carcere poi ricade sulla società, no? Cioè sta in piedi su quelle che sono le tasse che le persone insomma pagano. E quindi anche lì cercare di capire e di vedere, di girare la questione, e quindi non essere un peso per la società ma essere una risorsa, sia in termini di persone, come dicevo prima, rigenerate, no? Noi rigeneriamo macchine da caffè e insieme alla macchina del caffè si rigenera anche la persona che ci lavora sopra, no? Quindi voglio dire, circolo molto virtuoso. E al di là di aspetti anche economici, perché
ci stiamo provando adesso con la... Allora, per noi il gioco è più facile con le imprese private, no? Le imprese private vengono, capiscono, sono nel mercato e una volta che comprendono anche i risvolti economici che possono essere determinati, ma non perché noi regaliamo il nostro lavoro, però costiamo un po' di meno rispetto al mercato tradizionale, no? E questa è la nostra offerta, professionalità a costi significativi, no? E quindi questa cosa qui l'imprenditore lo capisce al volo, le amministrazioni pubbliche no, affidano servizi in tutta Italia ai soliti noti con gare d'appalto più o meno legittime, se vogliamo dire questa roba qui, ma non prendono in considerazione, già le amministrazioni pubbliche non prendono in considerazione il carcere come una risorsa. In questo momento è cominciata la nostra politica di riuscire a coinvolgere l'amministrazione pubblica in questa cosa, perché è generativa per tutti, sia in termini economici che in termini di sicurezza e anche in termini di legalità, se la vogliamo dire tutta, no? Noi riusciamo a fare tutto questo appunto grazie alle aziende che ci danno la fiducia. Io ho fatto l'esempio prima, servizio clienti. Le aziende affidano a noi la gestione dei loro clienti, i clienti di un'azienda sono la spina dorsale, no? Perché se non avessero clienti non guadagnerebbero e non riuscirebbero a realizzare i loro progetti. Quindi affidare a detenuti il proprio pacchetto clienti già lì ti dimostra una fiducia, no? Perché è essenziale questa cosa, no? E quindi se c'è un ritorno positivo anche rispetto alla fiducia che ci è stata dimostrata, questa roba qui entra in gioco in maniera veramente, ma veramente generativa. Un esempio, il nostro fine ultimo è quello appunto di dare modo alle persone che stanno scontando una pena di arrivare a quel momento che poi escono e scegliere una strada diversa da quella che li ha portati in carcere. Questo è il nostro fine. Ma all'interno di questo diciamo, circuito c'è anche una parte economica, al di là del costiamo meno. Il detenuto che... ci sono due sistemi di carcere in Italia, uno sono le case circondariali e uno è la casa di reclusione. La casa circondariale è quella che, dove praticamente sono contenute le persone che appena arrestate, indagini, processi e varie ed eventuali. Poi una volta che vengono condannati e quindi devono scontare una pena definitiva, passano alla casa di reclusione. Questa cosa la racconto perché cosa succede? Col lavoro il detenuto definitivo, che percepisce uno stipendio, i nostri dipendenti detenuti hanno tutti un contratto nazionale con tredicesime ferie, perché se non partiamo regolari da lì, cosa dobbiamo insegnare loro, no? Se vogliamo insegnare la regolarità dobbiamo essere noi i primi ad essere regolari rispetto a questa cosa. Quindi tutti assunti, contratto nazionale e alla regola. Quando noi paghiamo gli stipendi non paghiamo direttamente al detenuto, perché il detenuto ovviamente non ha la possibilità di gestire denaro direttamente, no? Ma noi facciamo un unico bonifico con la copia dei cedolini all'amministrazione del carcere, che poi provvede a distribuire alle persone quello che è le loro spettanze. Il detenuto definitivo che lavora a monte, da parte dell'amministrazione penitenziaria, gli viene trattenuto quello che è la voce delle spese di mantenimento, che sono le spese vive per le quali costa il detenuto allo Stato, la luce, l'acqua, il cibo, tutto quello che gli viene passato. Ovviamente non va a coprire quelli che sono gli stipendi della polizia penitenziaria piuttosto che degli altri professionisti, ma i costi vivi che il detenuto ha, che lo Stato ha rispetto al detenuto all'interno del carcere, se li paga, se lavora. Questa cosa qui, anche dal punto di vista economico, quindi, no? Noi col numero di detenuti che abbiamo assunti noi praticamente facciamo risparmiare allo Stato 120-130 mila euro l'anno che vanno in spese di mantenimento, se no, altrimenti non sarebbero recuperate da nessuna parte. Se uno non lavora, non ha soldi, non ha possibilità di pagarlo, no? E quindi sotto tutti gli aspetti generativo il lavoro in carcere, dal punto di vista della rivisitazione della persona che quando esce dal carcere fa scelte diverse da quelle che ha fatto prima di entrare in carcere,
generativo per la società in termini di sicurezza, che una persona che esce e non fa più reati, ovviamente la ricaduta positiva è sulla società, e dal punto di vista anche economico, dove vengono coperti dei costi che altrimenti comunque la società deve metterci, no? Quindi tutta questa cosa è, secondo me, da replicare, perché in poche carceri ci sono realtà come quelle, come la nostra, soprattutto in tutta Italia, e in poche carceri viene applicato quello che è l'ordinamento e la legge, così come dicevo prima. Adesso non mi voglio prolungare tanto su questi discorsi, ma io credo che era importante, che è importante che si sappia, perché non tutti conoscono questi meccanismi. Io questo meccanismo ho dovuto spiegarlo al sottosegretario alla giustizia, che è venuto a fare una visita nel carcere di Bollate e non sapeva dei costi di mantenimento che vengono pagati dai detenuti se lavorano. Anzi, mi ha chiesto subito quanto il quid, no? Per capire come poteva essere la cosa. Quindi, voglio dire, se non lo conosce il sottosegretario della giustizia, figuriamoci le persone normali che compongono la società, no? Quindi questa cosa va raccontata, ecco perché ringraziavo per l'opportunità, perché va raccontata, va fatta capire, e va fatto capire anche la scelta di che carcere vogliamo, che io credo sia quella giusta, quello che stiamo perseguendo noi e che stiamo facendo grazie a società come il consorzio che ci supporta rispetto alle attività lavorative e a tutte le altre aziende che con noi scelgono per lo più di seguire questo progetto, con un loro tornaconto che è quello anche economico, è quello di qualità dei servizi, perché su quello devi stare. Noi abbiamo un contratto con Win3 che è alto così, ed è ogni pagina che giri, se sbagli ci sono penali, no? Questa cosa qui ci ha fatto crescere molto, no? Perché poi riuscire a stare a pari e andare alla pari con quelli che sono alcuni accordi contrattuali è quello che ti fa crescere, perché o gli stai dietro o perdi il lavoro, no? Quindi, insomma, io ritengo generativa la cosa a 360 gradi e che va perseguita e va ampliata. Il consorzio Coven ha abbracciato, come ha raccontato prima Massimo, hanno detto lì c'erano delle macchine della lavazza, andiamo a vedere, no? E così come anche altre società con cui lavoriamo. E più cresce questa cosa, più viene replicata in Italia questa cosa, io credo che più insomma beneficio se ne possa ricevere. Grazie. Grazie davvero di questa bellissima testimonianza, soprattutto del concetto rigenerare le persone, perché per responsabilità sociale, anche nel vending, noi facciamo questo: non vogliamo investire nella riparazione delle macchine, ma vogliamo investire nella formazione delle persone, e abbiamo proprio un sogno, quello di, una volta che queste persone usciranno dal carcere, possano venire nelle nostre imprese a lavorare come tecnici qualificati, che abbiamo formato anche noi, perché i nostri tecnici vengono in CAT, e quindi veramente si crea un circolo virtuoso. Ecco, come vi dicevo, è un'esperienza fortissima entrare in carcere, almeno l'è stato per me. Vi posso dire che da milanese, che è nato a Milano, vive a Milano, che è una città fighetta per eccellenza, provate solamente per una sera a mettervi la pettorina bianca e blu di Progetto Arca e andare a visitare gli ultimi che, quando cala il sole, popolano la città. Anche questa è un'esperienza fortissima. Per questo abbiamo invitato Olivier Sagnier, che ci parla di Fondazione Progetto Arca. Buonasera a tutti, grazie Alessandro, grazie Massimo per averci invitato in questo momento di dialogo e di confronto che reputo più che mai importante. Parlare oggi di sostenibilità, di responsabilità sociale di impresa è centrale soprattutto in un sistema paese che, ahimè, fa fatica a dare risposte alle grandi fragilità e ai grandi problemi sociali che viviamo e con i quali ci confrontiamo tutti i giorni. Fondazione Progetto Arca è una realtà particolare che nasce nel 94 a Milano, quindi poco meno di 30 anni fa, e che da sempre si occupa di persone in fragilità. Noi raccogliamo in qualche modo l'eredità di Frate Ettore, per chi ci sta seguendo ed è di Milano, una figura particolarmente importante, perché Frate Ettore oltre 40 anni fa, in alcuni spazi all'interno di Stazione Centrale, nei vecchi tunnel raccordati di Stazione Centrale, offriva assistenza e aiuto e accoglienza a persone che
nessuno voleva vedere. Come si diceva prima, è più facile non accorgersi dei problemi sociali che abbiamo invece tutti i giorni sotto gli occhi. Frate Ettore in particolare accoglieva la sera persone senza dimora con problemi di dipendenza da droga e da alcol in quel momento storico. Un intervento importantissimo nella città di Milano, dove i numeri delle persone senza dimora e i numeri delle persone che facevano uso di sostanze stupefacenti erano veramente molto molto importanti. Si stava veramente arrivando a un problema sociale con proporzioni numeriche veramente grandi. Fratello Ettore però era, come dire, solo, aiutato da tanti tanti volontari, lavorava in spazi tutto sommato limitati e ogni sera accoglieva 20, 30, 40 persone che si rivolgevano a lui per avere prima di tutto ascolto, conforto, un luogo caldo dove trascorrere la notte, soprattutto nei mesi più freddi e invernali, e qualcosa da mettere nella bocca, qualcosa per sfamarsi, qualcosa per poter trascogliere al meglio la giornata e per riempire lo stomaco. Questo succedeva 40 anni fa. Il fondatore di Fondazione Progetto Arca era all'epoca un volontario di Frate Ettore. Perché vi racconto la genesi in qualche modo di Fondazione Progetto Arca? Perché Alberto Sinigaglia, fondatore di Fondazione Progetto Arca, era un volontario, ma era anche un imprenditore particolarmente illuminato, che ad un certo punto si chiese che cosa potesse fare lui insieme al gruppo di amici e volontari che lavoravano con lui per Frate Ettore, che cosa potesse fare in più per queste persone, perché si rendeva conto che l'aiuto non era mai sufficiente. E così decise di fondare Fondazione Progetto Arca, che da quell'epoca si prende cura di persone in fragilità, prima di tutto persone senza dimora, ma il bello di Fondazione Progetto Arca è che in qualche modo è riuscita nel tempo a trasformarsi e continuare a dare soluzioni e risposte ai problemi sociali che sono cambiati, ahimè, con la comunità. All'epoca il problema era quello dei senza dimora e della diffusione della droga, specie l'eroina in modo particolarmente importante. Oggi i problemi sociali sono cambiati in modo drastico, c'è stata un'evoluzione della comunità, della società e con essa un'evoluzione, una trasformazione dei problemi che dobbiamo affrontare. Fondazione Progetto Arca oggi continua ad occuparsi di persone senza dimora, di persone che hanno problemi di dipendenza, non più solo da droga, da eroina, ma anche le sostanze, come dire, sono cambiate, di cui si fa abuso. Oggi ci sono tantissime persone che aiutiamo perché ad esempio hanno una dipendenza dal gioco d'azzardo. Oggi aiutiamo tantissime famiglie in grave situazione di fragilità economica e abitativa. Non so quanti tra il nostro pubblico sanno che in Italia ogni anno ci sono circa 55.000-60.000 sfratti dovuti a morosità non colpevole. Vuol dire persone che perdono la loro casa perché non riescono più a far fronte agli impegni economici che si erano presi in un momento della loro vita dove probabilmente immaginavano di potercela fare e poi si trovano tutto d'un tratto a non riuscire più a far fronte all'impegno di un mutuo, di un affitto e vengono mandati fuori di casa e non sempre il sistema paese, diciamo così, riesce a dare delle soluzioni a queste persone. Ci sono, e lo avrete probabilmente visto con i vostri occhi, famiglie che si trovano fuori dal loro appartamento e si ritrovano a vivere in una macchina. E nel tempo sono, come dire, cresciute anche le migrazioni e Fondazione Progetto Arca ha deciso anche di dare una risposta ai flussi migratori importanti, uomini, donne e bambini che scappano da guerre e povertà e che arrivano nel nostro paese cercando un futuro migliore. Persone esattamente come noi che devono poter godere dei nostri stessi diritti, della dignità di vivere la loro vita in modo il più possibile compiuto a 360 gradi.
ascoltavo Pino con grande interesse, anche noi siamo assolutamente lontani dal concetto dell'assistenzialismo e cerchiamo il più possibile di accompagnare le persone e le famiglie che aiutiamo a trovare una strada di rigenerazione, per usare un termine che hai usato tu, un percorso che aiuti queste persone e queste famiglie a trovare un futuro per loro. Le accompagniamo per mano cercando il più possibile di rispettare i loro desideri, di accompagnarle in quello che è il loro desiderio per il loro futuro di vita e per i loro progetti di vita. Vi faccio fare un salto numerico importante per farvi capire che cosa fa Fondazione Progetto Arca. 30-40 anni fa, fratello Ettore, vi raccontavo prima, serviva circa 30-40 pasti tutte le sere, 30-40 pasti caldi tutte le sere a persone che accoglievano i suoi spazi. Oggi Fondazione Progetto Arca serve oltre 1,5 milioni di pasti caldi all'anno. Fratello Ettore aveva un luogo di accoglienza che poteva accogliere 20, 30, 40 persone, tutte ammassate in un unico luogo, senza poter dare loro però un futuro di riscatto. Oggi invece Fondazione Progetto Arca accoglie famiglie e persone sole all'interno di oltre 120 strutture, appartamenti, microcomunità, housing, microcomunità dedicate a persone che scappano da guerra e povertà, ma anche comunità mamme e bambino, o appartamenti che mettiamo a disposizione di quelle persone che dimostrano di riuscire con le loro forze a poter determinare un futuro migliore per loro stessi. Quindi capite bene che cosa è cambiato in 40 anni, come sono cambiati i numeri. E tutto questo, tutto il lavoro che facciamo, noi abbiamo tantissimi progetti, non esiste solo l'accoglienza, abbiamo progetti in tantissime città italiane, siamo un'organizzazione nata a Milano e quindi particolarmente, come dire, milanocentrica, ma nel tempo siamo riusciti a portare il nostro modello di accoglienza e di sviluppo su tutto il territorio nazionale. Un esempio su tutto è quello del food truck. Noi ci siamo resi conto durante la pandemia, quando tutto era chiuso, quando era, mi sembra di ricordare, il 9 marzo del 2020, il governo giallo-verde di Conte a reti unificate ci disse a tutti i cittadini: da domani tutti a casa, non si esce. E noi ci siamo immediatamente chiesto che cosa avrebbero fatto le decine di migliaia di persone che vivono nelle nostre città e sono degli invisibili e una casa non ce l'hanno. Queste persone non avevano un ricovero e dovevano continuare la loro vita in città dove tutto era chiuso, il panettiere era chiuso, il bar era chiuso, i servizi igienici pubblici erano chiusi. Pensate a che cosa poteva dire per queste persone. Noi abbiamo letto questo problema e abbiamo deciso di portare ad esempio i pasti caldi e il cibo in strada direttamente con dei food truck, che sono esattamente i food truck che vedete fuori dagli stadi, fuori dai concerti, che offrono normalmente birra e il panino con la salamella. Noi non offriamo birra e il panino con la salamella, ma portiamo qualcosa di caldo, qualcosa che aiuti la persona a superare il momento di difficoltà che sta vivendo, e soprattutto portiamo un sorriso e una grande capacità di ascolto per iniziare un dialogo con queste persone, chiedere a queste persone se vogliono, come dire, impegnarsi per trovare, scusate se mi ripeto, ma per noi è centrale, un futuro, un riscatto per la loro vita. Se queste persone sono disponibili e hanno voglia di impegnarsi in questo percorso, le accompagniamo all'interno dei nostri centri, dei nostri appartamenti, e le seguiamo per un periodo di tempo tutto sommato abbastanza limitato, non esiste una vera e propria scadenza, ma insomma mediamente accompagniamo queste persone per 12-18 mesi circa, e cerchiamo di accompagnarle verso un'autonomia lavorativa. Cerchiamo di aiutarle in tutta la fase documentale e burocratica che serve a queste persone, en français on dit sans papier, cioè persone
che non hanno neanche i documenti, quindi li accompagniamo a ricostruire la loro vita anche dal punto di vista burocratico e poi cerchiamo di accompagnarle verso un'autonomia lavorativa e professionale, perché il lavoro e la casa sono i due pilastri per noi assolutamente imprescindibili perché una persona possa riscoprirsi e riprendere in mano la propria vita. Noi abbiamo conosciuto 6 anni fa circa il consorzio Coven, una delle tante, tantissime realtà che ha deciso di sostenere il lavoro e i progetti di Fondazione del Progetto Arca, e abbiamo trovato in Massimo e in tutto il consorzio, in tutte le persone che compongono il consorzio, una grandissima disponibilità all'ascolto e al dialogo, cosa che, credetemi, non è così semplice e immediata. Traduco, Massimo, quando ha approcciato Fondazione Progetto Arca, ha approcciato la nostra realtà mettendosi prima di tutto in ascolto, cioè chiedendo e cercando di capire che cosa fosse Fondazione Progetto Arca, per capire e individuare le giuste modalità per aiutare Fondazione Progetto Arca a crescere e a sviluppare meglio i propri progetti. E questo è un, come dire, un approccio che, ahimè, non troviamo così spesso nelle aziende che pure si avvicinano alla nostra realtà, perché guidate da interessi completamente diversi che non quello di fare del bene. Lo diceva prima Alessandro, insomma, la sostenibilità e i bilanci sociali sono importanti perché oggi quasi quasi il mercato lo impone, però poi le aziende non sempre fanno delle vere, come dire, iniziative di sostenibilità e di solidarietà, ma sfruttano come dire, questo fattore come merce di scambio rispetto ai loro consumatori finali per fare un po' di greenwashing. Questo non è avvenuto con Massimo e lo dimostra una collaborazione di oltre 6 anni che sta crescendo, che stiamo riprendendo in mano proprio in questi giorni per capire come portarla avanti, come farla crescere, e guardando a nuovi modelli che magari vi racconteremo nelle prossime puntate. Io non conoscevo molto questo mondo, oggi sono veramente felice di essere qui, di vedere, come dire, tantissime persone, e ho pensato prima di questo intervento a che cosa potesse voler dire sostenibilità in un ambiente fieristico come questo, dove in ogni stand vengono distribuite caramelle, cicche, patatine, prodotti di ogni tipo. È normale che sia così, avviene in ogni fiera. Per me sostenibilità oggi vorrebbe dire che, finita questa fiera, tutti gli stand e tutte le aziende presenti qui, ad esempio, come dire, si facessero lo scrupolo di pensare del che cosa fare dei prodotti che ho all'interno delle mie vending machine, che ho all'interno dei miei scatoloni, all'interno dei miei stand. Noi riceviamo tantissimi prodotti in donazione, li utilizziamo tantissimo perché sosteniamo tantissime famiglie in tutta Italia che hanno perso il lavoro dopo il Covid, e oggi ancora di più tutti i prodotti che ci vengono donati, i prodotti alimentari, specie a lunga scadenza, sono ancora più importanti perché Fondazione Progetto Arca nell'ultimo periodo è super impegnata per dare risposte alle persone che stanno scappando dal conflitto ucraino. Con Fondazione Fiera, di cui siamo ospiti, oggi stiamo mandando quasi settimanalmente dei tir con quantità esagerate di cibo sul fronte, quindi in Polonia, in Romania, ma anche all'interno dell'Ucraina, per dare, come dire, possibilità a queste persone di avere qualcosa di sano, di sostenibile da mangiare. Credetemi, in Ucraina in questo momento la situazione è allucinante, i negozi sono completamente sprovvisti di provviste di cibo, quindi il nostro lavoro è quello di continuare a mandare derrate alimentari per aiutare queste persone. Quindi oggi per me la parola sostenibilità in questo contesto
è tradotta in questi termini. Massimo con il consorzio Coven lo fa già, ci sostiene ogni volta che può donandoci bancali di prodotti che ovviamente mettiamo a disposizione dei nostri progetti tutto l'anno. Massimo fa molto di più perché fa delle donazioni dirette a sostegno dei nostri prodotti con il suo consorzio. Massimo in questi anni ha anche dotato i nostri spazi e i nostri centri di accoglienza con le vending machine gestite dal consorzio, che per noi sono un aiuto enorme, perché attraverso le vending machine, queste soluzioni molto importanti, noi distribuiamo almeno in 2 o 3 centri qui su Milano le colazioni attraverso le vending machine ai nostri ospiti. Per cui capite quanto per noi sia importante il sostegno di Coven, perché ci aiuta a fornire un prodotto di qualità, ci aiuta ad abbassare i costi delle nostre strutture, e direi che questo è tutto. Noi abbiamo sempre bisogno del sostegno di aziende, perché altrimenti il nostro lavoro si esaurirebbe molto molto velocemente, e c'è tanto tantissimo da fare. Grazie. Ti ringrazio Olivier per il tuo bellissimo intervento. Io personalmente mi sento molto arricchito da questo incontro, spero che anche le persone tra il pubblico e quelli soprattutto che ci vedranno in streaming saranno altrettanto arricchiti, nella speranza di aver piantato un piccolo seme, chissà, magari inaspettatamente germoglierà e migliorerà questo nostro mondo. Grazie.